there. Il video di oggi sarà un video haul. Se sentite sottofondo dei suoni è perché c'è qui Juno insieme a noi che gira per la camera. E appunto nel video di oggi vi farò vedere che cosa ho acquistato con i saldi. Però c'è anche da dire una cosa, ovvero che non tutto quello che vi mostrerò era in saldo, come potrete immaginare ovviamente. Però devo dire la verità che per i saldi sono andata in centro a Milano, quindi proprio nei negozi, non è quello che vi farò vedere, non è shopping online, anche se nonostante questo vi metterò qui sotto in descrizione comunque i link delle cose che riesco a trovare, perché tante di esse sono di Urban Outfitters, quindi c'è anche il sito. Tra l'altro Urban Outfitters ha aperto finalmente a Milano, cioè adesso trovate proprio il negozio vero in San Babila, è bellissimo. Infatti siamo andate lì io, la Laura e la Maddi, che erano qui da me per l'ultima settimana delle vacanze. Comunque appunto, siccome tante cose le ho prese da Urban Outfitters, ovviamente qui sotto in descrizione vi lascerò i link. E soprattutto devo dire che in generale quest'anno, anche quest'anno, perché ormai i saldi non mi piacciono più, cioè penso che ci siano altri periodi molto molto più belli in cui prendere le cose scontate, per esempio il Black Friday. Ormai il Black Friday sta diventando più bello, più conveniente dei saldi veri e propri. Quindi io vi farò vedere queste cose che ho comprato, che non sono tantissime, tra l'altro vi stupirete di me perché non sono tante, e vi faccio anche vedere delle cosine che mi ha inviato la Skinny Dip, che è questa marca che fa cose bellissime. Se mi seguite da un po' sapete già che adoro questa marca, è una marca inglese, e quindi vi lascerò qui sotto in descrizione anche il link del loro sito, sono cose bellissime. E visto che già vi sto anticipando che cosa ci sarà all'interno di questa haul, vi dico che vi farò vedere anche i prodotti skincare che ho preso, così vi parlerò anche un po' della mia skincare routine e di come quest'anno voglio assolutamente togliere completamente l'acne. Sarà difficile, però ce la posso fare, quindi vi parlerò anche di alcuni prodotti skincare. Tra l'altro quest'anno voglio provare delle cose nuove, quindi vi dico adesso all'inizio del video che sto provando a fare questa cosa nuova con questa haul, ovvero oggi vi farò vedere appunto tutto quello che riguarda i vestiti, la skincare, accessori, però voglio fare anche una haul dedicata ai libri, perché ultimamente mi avete vista anche sui social parlare e far vedere questi libri che ho preso, che sono particolari perché sono anche libri sulla magia, libri sull'astrologia e tutte queste cose qua. Quindi voglio provare a fare questa cosa. Il video uscirà molto presto, il video haul dei libri, ma se volete potete guardarlo in anteprima. Che cosa dovete fare? Semplicemente qui sotto in descrizione troverete il link segreto del video, appunto del video haul dei libri. Quindi se vi va di non aspettare il giorno in cui lo pubblicherò, qui sotto in descrizione vi lascio già il link della haul, così potete vedere in anticipo appunto la mia haul dei libri. Provate qui sotto ad andare a vedere il video, ci sarà questo link che è privato, quindi solo chi ha quel link potrà vedere il video. E poi ovviamente comunque il video haul ci sarà anche sul canale, quindi presto poi lo pubblicherò anche, però potete vederlo in anteprima qui sotto in descrizione. Quindi partiamo appunto da Urban Outfitters e vi faccio vedere, innanzitutto che ho gli orecchini, e io non ho mai messo gli orecchini da quando ho il canale. In realtà io ho il buco da tantissimo tempo, tipo me lo sono fatta credo alle medie, però poi avendo fatto i dilatatori mi si era chiuso il buco e quindi non l'ho più riaperto pensando che appunto fosse chiuso. E invece non so per quale motivo, quando ero a fare shopping appunto da Urban Outfitters, ho visto questi cerchi che sono molto carini perché sono piccoli e sono effetto dorato, e ho detto li prendo così provo a riaprire il buco e vedere se ci entrano. Ma io non pensavo che sarebbe stato così semplice, cioè la sera sono tornata a casa, ho provato a mettere l'orecchino e proprio come se io mettessi orecchini ogni giorno, il buco era ancora completamente aperto, non ho sentito nemmeno male a rimetterlo appunto. Quindi ora ho gli orecchini, infatti vorrei prendere anche qualche altro orecchino perché davvero non ne ho, cioè proprio non ne ho neanche uno, ho solo questi che appunto ho preso da Urban Outfitters, e tra l'altro sono al 92% in argento e non contengono nickel, che io sono un po' intollerante al nickel, quindi sono perfetti. E già che ci sono vi faccio vedere anche questa collana, che è della Skinny Dip ed è tra le cose che mi hanno inviato, ed è una collana che ha questo ciondolo che ha su come se fosse il simbolo degli illuminati, e mi piaceva molto perché questo ciondolo è abbastanza grosso e pesante, quindi la collanina non si sposta mai, in teoria per ora non si è ancora spostata, e anche questo è effetto oro, cioè il colore è dorato, quindi mi piace molto insieme agli orecchini come collana. Ma adesso passiamo veramente ai vestiti. Vi faccio vedere questo maglioncino che non era in saldo e non costava nemmeno poco, però era troppo bello e quindi l'ho preso lo stesso. Però vedrete che non ho preso
preso tante cose per i saldi, ne ho prese veramente poche, proprio perché mi sono concentrata di più sulla qualità e sulla bellezza dei capi, piuttosto che nel tornare a casa con miliardi di sacchetti con cose che magari ho preso a caso. Questa haul è stata di acquisti veramente ragionati, e quindi vi faccio vedere questo maglione qui, che è bellissimo, ed è della marca, è della marca proprio Urban Outfitters, perché Urban Outfitters vende anche altre marche, ma questa è proprio la marca Urban Outfitters. Come vedete è un maglioncino crop top che però veste abbastanza largo, perché ho preso la XS ed è larghissimo, cioè nel senso, guardate come veste, infatti deve vestire abbastanza baggy, però non lo volevo troppo lungo, quindi per renderlo super crop top l'ho preso XS e basta, non ho nient'altro da dire, non voglio dilungarmi troppo, però sappiate che è bellissimo, me ne sono innamorata. E poi ho preso due maglioni uguali però di colore diverso, anche qui perché mi era piaciuto tantissimo. Io in realtà all'inizio lo volevo prendere solo di questo giallo ocra, perché come vedete adoro questo colore su anche questa maglia, che tra l'altro non si vede, che ho preso da Bershka se non sbaglio, sì, comunque questa non c'entra con i saldi. Ho preso questo maglioncino ocra, l'ho provato, mi è piaciuto tantissimo, anche perché ha questo effetto di maglioncino caldo, classico, con queste trecce, e quindi l'ho preso anche rosa, identico, ma rosa, eccolo qua. Tra l'altro questo è un rosa molto bello perché è tipo pastello ed è abbastanza neutro, quindi mi piace come mi sta. Quindi questi due sono due maglioncini molto caldi. Ah, e tra l'altro aspettate, questo è della marca Urban Outfitters, anche questi due sono proprio di Urban Outfitters, e penso che queste siano più o meno le ultime cose super invernali che prenderò, credo, perché comunque a me piace fare shopping in anticipo per la stagione successiva, quindi penso che queste siano le ultime cose calde che prendo. Infatti vi faccio vedere anche altre due cose molto invernali, che sono una sciarpa e dei guanti. I guanti sono di, vediamo se c'è scritto, no, non capisco la marca, comunque la marca è abbreviata con FF. Comunque io li ho presi perché mi servivano dei guanti, e questi mi piacevano perché erano molto semplici, neri con questi puntini bianchi così sparpagliati, molto carini e semplici. E in più mi serviva assolutamente una sciarpa, perché l'altra, che era bianca e nera, ce l'avevo da così tanto tempo che ormai perdeva un sacco di peli bianchi, e siccome io ho tanti cappotti neri, mi vesto sempre di nero, ero sempre piena di peli bianchi, quindi da Urban Outfitters, tra l'altro questa era in saldo, aspettate perché è in saldo, costava 35 euro e l'ho pagata 19, quindi praticamente quasi la metà, perché c'era il 40% di sconto. È super morbida, super soffice, non so come spiegarvelo, però è bellissima, appunto lunga, nera, con tutte queste trecce, perché in realtà è tutta trecce, e questa, oltre che il fatto che mi piaceva ma è semplicemente nera, mi serviva davvero. E ho preso anche un'altra cosa in saldo, ovvero questa maglia qui, con scritto More Love, e tra l'altro è la stessa cosa che c'è scritta anche sul mio copriletto, che è sempre di Urban Outfitters, c'è scritto More Love anche qui. Comunque questa è la maglia, c'era anche con lo sfondo nero, però non so per quale motivo, ma il rosso mi piaceva molto abbinato allo sfondo bianco, quindi l'ho presa così. E questa aveva il 33% di sconto, quindi da 35 l'ho pagata 19 anche questa. E infine, come capi di Urban Outfitters, vi faccio vedere questo vestito, che è molto diverso dai soliti vestiti, i soliti modelli che io indosso, perché è un vestito fatto, oddio, non si vede nemmeno, in questo modo. Allora, è lunghissimo prima di tutto, arriva più o meno sotto il ginocchio, assolutamente sotto il ginocchio, è largo, però qui sopra dove c'è appunto il busto è molto attillato, ha tutti questi bottoni fino alla fine, ok, non so se lo vedete, ha tutti questi bottoni, ha le tasche ai lati. È bordeaux ed è di un materiale, di un tessuto molto pesante, tutto a costine, se si dice così. E mi piaceva molto, non lo so perché, ma mi ha attirata, proprio perché è una cosa diversa dal solito che non metto spesso. E quando l'ho provato, tra l'altro, sta benissimo con sotto una maglietta a maniche corte, quindi penso proprio che lo abbinerò in questo modo. Però non lo so, appena l'ho visto me ne sono innamorata, quindi ho detto: Cleo, buttati, prendilo, segui l'istinto. E questi erano i capi che ho preso per i saldi, cioè vi rendete conto, non so da quanto mi seguite, ma se avete visto anche gli altri anni i miei video haul dei saldi, sapete che di solito esagero, mentre quest'anno sono stata bravissima perché ho preso solo cose, cioè, che volevo, di qualità e utili.
e basta. Quindi da Urban Outfitters passo alla Skinny Dip, che come vi ho detto non sono cose che ho comprato, ma appunto me le hanno inviate loro. Comunque questo video non è sponsorizzato, semplicemente mi piacciono troppo, siccome hanno il sito, quindi potreste prenderle online se vi piace qualcosa, vi voglio far vedere queste cose perché sono troppo belle. E poi comunque io uso tantissimo questa marca, quindi mi piace parlare della Skinny Dip perché è bellissima. Allora, vi parlo prima di tutto di questa borsa a tracolla rosa con tutte queste stelle glitterate. Ah, tra l'altro tutte queste cose le ho scelte io, ovviamente. Infatti questa l'ho scelta perché a me piace tantissimo l'abbinamento rosa-rosso. Questi due colori insieme mi piacciono tantissimo. Quindi questa è una semplice borsetta a tracolla e anche abbastanza capiente. Poi, già che ci sono, che ho qui il telefono, vi faccio vedere anche questa cover. Loro sono molto famosi, diciamo che hanno iniziato ad essere più conosciuti grazie alle loro cover, perché sono molto belle, particolari, hanno tutte queste fantasie. Io ho scelto questa qui con i cuori che vanno a fuoco, rossi ovviamente. Poi questo, io me ne sono innamorata, questo è un portafogli molto grande, mi piacciono a me quelli belli grandi, e mi piace tantissimo questo disegno di tutte le fiamme rosa con i contorni oro su sfondo nero, cioè questo è veramente bellissimo. Penso che sarebbe un portafoglio che disegnerei io se avessi una linea di portafogli, perché è veramente bellissimo il disegno, e proprio rappresenta un portafogli che vorrei io nella vita. Ovviamente non potevo non prendere uno zainetto, io adoro gli zainetti molto più delle borse. Quando devo uscire, che non sia magari a cena, ma proprio devo uscire durante il giorno, preferisco buttare tutto dentro uno zainetto. Tra l'altro uno dei miei zainetti preferiti che ho, che metto sempre, è proprio della Skinny Dip, però è tutto nero, mentre questo è pazzo perché è tutto rosa, tutto peloso, ed è anche molto grande perché guardate, è molto capiente e ha questi profilini poi in argento e nero, quindi i ganci sono in argento e poi i lacci sono neri. E mi piace davvero tantissimo anche qui che si apre con, come uno zaino proprio di scuola, e appunto dentro è molto molto capiente, quindi anche questo mi piace un sacco, ovviamente. Poi questa trousse abbastanza piccolina per mettere proprio il minimo indispensabile e anche magari buttarla dentro lo zaino o la borsa, ed ha questo effetto tutto come se fosse una sirena, molto carino e tutto olografico. E una novità della Skinny Dip, oltre agli accessori che ormai fanno da tantissimo tempo, sono i loro trucchi, la loro linea beauty. Adesso questi non li ho ancora provati, quindi ovviamente ve li sto mostrando senza averli provati, però vi faccio vedere che mi hanno inviato anche una palettina di illuminanti molto carini, perché c'è questo molto chiaro, poi questo intermezzo dorato e poi questo scuro per gli incarnati più scuri. E mi piacciono tra l'altro tantissimo i packaging così olografici, anche della palettina degli ombretti, qui c'è tutto l'effetto olografico. Questa si chiama There She Glows Matte and Metallic Eye Palette, eccola qui. I colori sembrano davvero bellissimi, infatti non vedo l'ora di provarla perché i colori mi piacciono molto, sono proprio colori che io utilizzo, e tra l'altro appunto ci sono sia effetto metallico sia effetto matte, quindi è una palette molto completa. Ed ora posso farvi vedere che cosa ho preso per quanto riguarda makeup e skincare. In realtà io quest'anno, e continuo a dire quest'anno perché siamo ancora all'inizio dell'anno 2018, quindi siccome ho anche appena pubblicato il video dedicato ai buoni propositi tra virgolette del 2018 e a ciò che mi è piaciuto del 2017, sono ancora sulla scia del fatto che sto parlando di quello che voglio fare durante l'anno, e una cosa che voglio fare appunto nel 2018 è quella di prendermi molto cura della mia pelle. Quindi ovviamente il makeup mi piace tantissimo, però lo step prima del makeup è avere una pelle curata, una pelle veramente che già da sola possa fare tutto. Poi ovviamente se uno è appassionato di makeup può mettersi su un sacco di prodotti e tutto quello che vuole. Io già me ne sto prendendo super cura perché appunto è da 2 anni che ho l'acne qui sulle guance e sul mento, quindi già me ne sto prendendo super cura, però voglio fare ancora di più per davvero finire, terminare questo incubo e tornare ad avere una pelle giusta, non perfetta ma comunque che sia pulita e non abbia più tutti questi brufoletti. Quindi di makeup ho preso veramente pochissimo da Sephora. Infatti ho preso solo i miei 2 prodotti preferiti che utilizzo per fare la base. Questo è il fondotinta che è di NARS e si chiama Sheer Glow. Ve l'ho già fatto vedere nel video dei preferiti del 2017. Comunque ve lo mostro di nuovo così da Sephora lo riconoscete, e comunque qui sotto in descrizione vi lascio il link. Questo è il fondotinta, il mio fondotinta preferito. Questo invece
invece è il correttore, che è sempre di NARS e si chiama Radiant Creamy Concealer. Infatti se vi chiedete nelle foto, nei video, nei vlog, ovunque, come ho fatto la base, sono sempre questi due prodotti. E per stenderli utilizzo la Beauty Blender, che prendo sempre da Sephora, e l'ho ricomprata perché la mia ce l'ho da un po'. Questa volta ho deciso di prenderla nera. Già che c'ero da Sephora, ho preso anche tre maschere. Queste sono maschere in tessuto e sono per tutto il viso. Sto provando un po' di maschere diverse, sia in tessuto che in crema e così via. Però ovviamente quelle di Sephora non costano tantissimo e sono molto veloci, sono molto semplici da utilizzare, quindi quando mi serve fare una maschera veloce utilizzo queste. E ho preso quella all'avocado, quella alla rosa e quella al fiore di loto. E ora, parlando di skincare al 100%, sono andata da Kiehl's, che è una delle... Giuno vuole salire sul letto dove sono seduta, ma non può farlo. Stavo dicendo che appunto da Kiehl's sono andata perché ormai Kiehl's è praticamente la mia marca preferita per la skincare, insieme a Mario Badescu. Sicuramente quando finalmente avrò ripulito la pelle vi parlerò meglio di tutta la mia skincare, di tutti i miei prodotti preferiti. Però intanto vi faccio vedere che cosa ho preso da Kiehl's per iniziare al meglio questo anno 2018. Partiamo da questo tonico. Ho preso la versione da viaggio perché ho già una boccetta enorme del tonico della Pixi, quindi voglio finire assolutamente quello. Ma intanto ho preso questo tonico qui, che è specifico per le pelli che appunto soffrono d'acne, soffrono di brufoli o di troppa produzione di sebo. Si chiama Blue Astringent Herbal Lotion ed è quindi per astringere la pelle. Non so se si dice così in italiano, astringere, però detto in parole povere, secca la pelle e quindi va messo ovviamente solo nelle zone del viso dove ci sono i brufoli o dove noi sappiamo che crescono normalmente i brufoli. Questo perché appunto se si mette su tutto il viso va proprio letteralmente a seccare la pelle. Infatti bisogna stare molto attenti ad usare questi prodotti e bisogna abbinarci poi una crema molto idratante. Comunque lo sto usando da quando l'ho preso, dal giorno dei saldi, che è il 5, e per ora mi sta piacendo perché appunto messo nelle giuste quantità non rovina la pelle, anzi fa il suo lavoro. E sempre della stessa linea ho preso anche la Blue Herbal Spot Treatment, quindi è un trattamento proprio per i brufoli. Questa è una piccola cremina, vedete anche che il packaging è molto piccolo, è una cremina che va messa solo sopra i vari brufoli per appunto andare ancora di più a farli, come si dice, non so, a farli seccare, sì, a farli tornare pelle normale, a farli seccare, a farli andare via. E quindi appunto, siccome questi due prodotti di cui vi ho appena parlato sono molto secchi, seccano la pelle, ho preso di nuovo le mie due creme idratanti preferite. Queste le ho ricomprate perché le ho completamente finite, quindi di queste posso dirvi al 100% che ve le consiglio un sacco. Sono entrambe creme idratanti per persone che hanno la pelle o grassa, perché queste non contengono oli, oppure acneica, quindi a cui serve solo idratazione e non oli strani. Questo è un gel, si chiama Ultra Facial Oil Free Lotion, quindi lo dice lo stesso nome, che non ha oli all'interno, ed è proprio un gel idratante che io utilizzo molto spesso per fare la base prima del trucco, perché è idratante ma molto leggero. Mentre questa è una crema più specifica proprio per chi soffre di acne, perché oltre ad essere idratante ha all'interno comunque dei prodotti che vanno sempre a ripulire la pelle, a disinfettarla, diciamo così. E si chiama Breakout Control Blemish Treatment Facial Lotion, e infatti proprio il suo nome dice che è per controllare la apparizione di brufoli, quindi con questa diciamo si cerca di prevenire. Quindi questo era quello che ho preso da Kiehl's e in generale tutto quello che ho preso durante i saldi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi siete già andate a guardare un po' per i saldi oppure state aspettando. Io, come vi ho detto, li ho trovati come ormai da un po' di anni, niente di che. Infatti ho preferito non guardare per forza i saldi, ma piuttosto prendere delle cose che mi servivano e che mi piacessero davvero. Vi ricordo, molto importante, che qui sotto in descrizione trovate già il link dell'anteprima del video haul dedicato ai libri, quindi vi lascio qui sotto il link e andatelo a guardare se volete vedervelo appunto prima degli altri, altrimenti aspettate il giorno di uscita della haul dei libri. Detto questo, penso di avervi detto tutto. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!